Abbiamo una norma che prevede sempre in maniera infinita il voto dei 2/3, purtroppo la maggioranza è di 18 consiglieri, 2/3 sono 21 consiglieri, stiamo ragionando con le forze in consiglio regionale, io sono convinto che prima, spero, sono convinto io personalmente che prima della fine delle sedute estive si possa nominare il garante, c'è un lavoro che si sta facendo. Vediamo, insomma, la regione ha bisogno di tutto, meno che non venga eletto il garante per i detenuti. In altre regioni il garante è stato nominato, purtroppo nonostante gli sforzi che si stanno facendo non si riesce a trovare la condivisione intorno a un nominativo. C'è un nominativo molto importante che viene proposto e riproposto, vediamo in questi giorni, prima del 9 di agosto, che è l'ultima seduta di Consiglio regionale, se insieme ai colleghi dell'intero Consiglio regionale si può trovare modo e forma per portare a votazione ed eleggere finalmente anche qui in Abruzzo la figura del garante.